La Pasqua per i cristiani è proprio la rivelazione che la morte non è l'ultima parola, che noi non siamo destinati a morire. Alla città e in altri suoi successivi interventi, lei parla di emergenza spirituale. In quali segnali si concretizza tale emergenza? Io identifico questa emergenza in una aridità, cioè come se la città, come se la mente fosse inaridita e fosse deserta, ecco, non si può, non si usa più cantare, scrivere poesie, dedicarsi alla creatività, si vive come sospesi, ecco, quindi, e questo impedisce anche di pregare, impedisce di sognare, di costruire il futuro, no? Quindi l'aridità spirituale è questo fatto che un terreno che potrebbe produrre molti frutti, molte verdure, molte cose belle, in realtà produce più niente perché appunto qualche cosa, qualche virus, qualche siccità, qualche danno ha impedito di avere un terreno fecondo come potrebbe essere. In questo lungo periodo emergenziale, in questo buio spirituale, diciamo così, tra i più penalizzati figurano senz'altro i giovani. Ma che cosa occorre per affrontare l'emergenza educativa? Cioè di che tipo di alleanza c'è bisogno? Ma sa, più penalizzati non si sa perché un po' tutti potrebbero mettersi al primo posto come quelli che hanno sofferto di più e quindi non so se i giovani siano più penalizzati di altre categorie, però certamente vuol dire che tutti soffrono e tutti hanno motivi per sentirsi affaticati, esasperati, nervosi. Che cosa ci vuole per uscirne? Che cosa ci vuole per affrontare quello che stiamo vivendo? Ma io personalmente ritengo che ci vuole anzitutto che i giovani siano giovani, cioè che siano l'ardore, che siano il gusto della novità, della creatività, non sono tutti bambini che in qualche modo devono essere accuditi, sono gente che pensa, che ama, che ha forza, che ha salute, che ha capacità di creatività. Quindi la prima cosa sarebbe di dire che sono i giovani che devono dirci come si fa ad affrontare questo, perché loro hanno l'energia e la voglia. Naturalmente l'alleanza educativa è un tema molto importante perché vuol dire anche che il mondo degli adulti dovrebbe dare dei messaggi concordi, che non vuol dire perciò stesso prescrivere cosa fare, ma vuol dire dare testimonianza che la vita vale la pena di viverla, che il lavoro vale la pena di svolgerlo, che le sfide vale la pena di raccoglierle, ecco, dire che sia a scuola, sia nell'ambiente, diciamo, della chiesa, sia nell'ambiente sportivo, sia nell'ambiente della cultura, gli adulti dovrebbero dire forza, forza, vieni, tu hai le capacità, tu hai il tempo, tu hai le energie, tu puoi fare, ecco. I giovani sono penalizzati se si lasciano penalizzare, ecco, possono anche reagire e talvolta, come si legge, reagiscono male, con aggressività, con forme di vandalismo. E invece io credo che ci siano tanti giovani che sono chiamati a reagire con il bene, con l'impegno, con la gioia, con il desiderio di affrontare la vita. Eccellenza, lei ha detto che se l'animo è occupato dalla paura, dove troverà dimora la speranza? Ecco, la Pasqua ci ha dato e ci dà sempre il coraggio di vincere la paura. Sì, la paura, sai, come la vedo io, è un sentimento un po' incontrollabile, viene per tanti motivi che non si sa proprio analizzare nel totale, però io credo che la Pasqua per i cristiani è proprio la rivelazione che la morte non è l'ultima parola, che noi non siamo destinati a morire, ma che noi siamo destinati a vivere una vita felice e che la morte naturalmente è un passaggio drammatico, ma non è il nulla. E quindi la speranza trasforma
trova luogo quando viene accolta una promessa. Quindi la Pasqua è proprio questa promessa che dice: tu vivrai, tu potrai portare frutto, tu potrai, dovrai rendere ragione di come hai portato frutto. Lei ha anche detto: tocca a noi, tutti insieme. È questa la risposta all'individualismo proliferante? Sì, credo che questa sia una strada da percorrere. L'individualismo è una malattia molto complessa, ecco, che io non so analizzare, e qualche volta diventa uno slogan un po' generico per qualificare il nostro tempo, la nostra civiltà, ecco, e credo che ci siano delle buone ragioni, ecco, per denunciare l'individualismo. Però ecco, io credo e vedo nella società, nelle persone che incontro, che c'è molta gente che invece dice: no, io intuisco che il grido dell'altro mi chiama, che la ferita dell'altro è una vocazione per me, e quindi si danno da fare, o perché sono professionalmente qualificati per questo, come hanno fatto e fanno tutto il personale sanitario, certo, come fanno anche tanti altri educatori, genitori, tutti, ecco, ma anche tanti volontari, per cui io non mi resisto, ecco, all'idea di qualificare il nostro tempo come se fosse solo individualista. Però l'individualismo è una malattia che c'è e penso che richieda una cura. Ecco, ora questo, esatto, tocca a noi tutto insieme, vuole proprio essere un invito a questo. Non aspettare che sia l'altro a fare il primo passo. Tu, comincia tu a fare quello che puoi fare e comincia tu ad accorgerti che ci sono altri. Ecco, tutti insieme vuol dire questo, che noi possiamo convergere, che è bello convergere e che abbiamo la capacità anche di tirar fuori le nostre energie migliori e di dire: questo io metto a servizio di tutti. Si avverte la necessità, eccellenza, di una visione. Lei ne delinea una con valori fondanti. Quali sono questi valori? Ma io insisto nel pensare la società come centrata sulla famiglia, ecco, quindi questo capisco che è una visione molto precisa e non condivisa da tutti, però la mia riflessione su come va il mondo, su come può essere sostenibile la vita anche con le sue asprezze, mette al centro la famiglia. Cioè, la famiglia vuol dire delle persone che si vogliono bene, delle persone che amano la vita al punto da desiderare di donarla, quindi anche che generano futuro e che mettono al mondo i figli, che è il mondo di domani, delle persone che si sentono responsabili gli uni degli altri e che quindi hanno attenzione per le persone anziane perché sono di famiglia, per l'uno e l'altro perché sono la famiglia, per i figli perché sono di famiglia. Ecco, quindi questa centralità della famiglia è una proposta profetica per questa città in cui un numero straordinario di persone vive da sole. Ecco, anche chi vive da solo non è senza famiglia di per sé, quindi vuol dire che poi la famiglia si può declinare anche in tante forme diverse. Però secondo me la famiglia è la vera risorsa contro l'emergenza educativa, la famiglia è la vera risorsa contro la solitudine degli anziani, la famiglia spesso è anche, come dicono, un ammortizzatore sociale, cioè un luogo dove anche chi in un certo periodo non ha lavoro può trovare comunque un tetto, un piatto di minestra, una relazione affettiva che lo incoraggi. Ecco, perciò, per questo io insisto su questo tema della centralità della famiglia come un elemento della visione che insieme dovremmo coltivare. C'è una parola, eccellenza, che sta assumendo un significato sempre più importante, cioè condivisione. Per l'arcivescovo del Pin, che cosa significa condividere? In che cosa si deve manifestare la giusta condivisione? Ma io posso dire qualcosa delle scelte della mia vita, certo, ecco, e quindi per esempio io non,
non concepisco di poter vivere da solo, ecco, quindi io come prete ho sempre vissuto in una comunità con gli altri preti, anche qui in questa casa dove abita l'arcivescovo di Milano da secoli, anche qui ci sono altri che abitano con me, e quindi ecco questo fatto che invece talvolta sembra una difesa della libertà del vivere da soli, a me sembra semplicemente una povertà, ecco, quindi poi la condivisione vuol dire riguarda anche i soldi, cioè uno dice quello che ho non deve essere accumulato come una sorta di tesoro nascosto che poi chissà dove va a finire, cioè io ritengo che dobbiamo avere tutte le prudenze necessarie, anche la lungimiranza saggia, però ecco, penso che questa idea di accumulare sui conti correnti o con i fondi come si usa fare adesso, in realtà vuol dire non capire che i soldi non devono servire a fare soldi, ma devono servire a fare comunità, a dare lavoro, a creare intraprendenza, ecco. E poi però la condivisione è anche molto più profonda, cioè riguarda le idee, riguarda la condivisione di quella visione appunto che motiva a convergere, e quindi è semplicemente un modo per dire che siamo fatti per vivere insieme, che tocca a noi tutti insieme, ecco, costruire anche questo convivere. Lei ha parlato di costruire, ecco, per costruire una società solidale e accogliente, quindi che cosa occorre fare? È un po' quello che ha detto prima, forse, sì. Sì, questa idea del costruire la società naturalmente è un po' artificiosa, perché nessuno di noi prende in mano la società come se fosse un motore e lo fa, no? Fa andare. Costruire la società vuol dire contribuire a distribuire una speranza, a dare delle motivazioni per andare avanti insieme. Però ecco, io su questo tema del contribuire ad aggiustare il mondo, no? Come qualche volta uso dire, credo che da un lato bisognerebbe riconoscere le proprie qualità, cioè avere stima di sé, dire io sono presente qui non soltanto per ricevere, non soltanto per essere compatito, non soltanto per pretendere, ma sono qui per dare e ricevere, per compatire ed essere compatito, ecco. Però la stima di sé, ecco, questo fatto di credere che abbiamo delle risorse da spendere, o come diciamo secondo il Vangelo abbiamo dei talenti che hanno senso solo se sono trafficati, quindi costruire una società solidale e accogliente è anzitutto partire da persone, da famiglie, da gruppi che hanno stima di sé. Poi dicevo della visione, del comprendere che questa visione dell'idea che l'umanità sia chiamata a diventare una fraternità, ecco questa parola che fratelli tutti, che Papa Francesco ha raccomandato, mi sembra una indicazione molto preziosa, cioè la fraternità vuol dire quel rapporto di chi si sente responsabile degli altri, ecco, non soltanto per se stesso, ma fratelli tutti vuol dire che per tutti questa casa deve essere abitabile, deve essere accogliente. Il miglioramento del rapporto con le istituzioni minato da un periodo così difficile, eccellenza, può riassumersi in concetti da lei espressi come buon senso, senso di responsabilità, competenza, pazienza, efficienza? Sono parole che devono essere comprese ed espresse anche concretamente, queste secondo lei? Ah, io penso che noi abbiamo bisogno di una politica, di una capacità di pensare la convivenza in cui queste virtù che ho elencato, che sono virtù personali, diventino anche virtù civili, diventino anche virtù condivise, e quindi comprendono anche quell'aspetto di competenza nel merito, di pazienza nel costruire cose che non si fanno semplicemente con le buone intenzioni, richiedono naturalmente onestà e franchezza nel confronto, quindi questo tema di una politica lungimirante e di persone
politiche che siano affidabili, penso che sia un elemento irrinunciabile per il nostro tempo. Se lei dovesse sottolineare il maggiore peccato della società di oggi, io mi ero segnato l'individualismo, ma forse non è solo quello. Ma io penso che questo tema del peccato, sai, è una parola cristiana, ecco, che Certo. dice un fare scelte lontano dalla proposta di vita che offre Gesù. Quindi, ecco, qual è il maggior peccato di oggi? Probabilmente si potrebbe identificarlo con una specie di disperazione, cioè il fatto che poi magari non si manifesti in modi drammatici, ma è una rassegnazione, è un accontentarsi, è un individualismo che relativizza a sé tutte le cose e quindi è la dimenticanza della, diciamo, promessa buona che c'è nella vita. E quindi questo fatto del rassegnarsi, diventa il peccato di chi appunto non vuol credere che la vita sia una promessa, che Dio abbia chiamato alla vita perché che vuol chiamare alla gioia e alla gioia piena. Quindi da qui derivano, credo, tante altre cose, anche l'individualismo, come dice lei, certamente è diciamo, un peccato grave che però ha alla sua radice questo fatto. Io vivo per me stesso, Sì. mentre la vita è un dono ed è frutto ed è una risposta a una promessa. Dal suo osservatorio, Eccellenza, che cosa vede l'Arcivescovo di Milano nel presente e nel futuro della città? Lei di recente ha detto che vede una città multicolore o no? Sì, è molto variegata, ecco, per cui non saprei dire una parola sola per dire cosa vedo nella città. E penso che questa prospettiva di una ripartenza, di un inizio nuovo, ecco, sia molto interessante. Quindi provochi tutti a dire come vedi la città, come la vuoi vivere. E a me sembra che questo tema della solidarietà, ecco, del dire questo essere insieme e del poter avere una visione comune e del poter aver fiducia nelle proprie risorse siano elementi da condividere. Poi mi pare che la configurazione concreta di una città in cui, secondo la tradizione, di cui siamo fieri, no? Cioè in cui c'è l'efficienza, c'è le cose che funzionano, ci sono le possibilità di lavoro, ecco, tutte queste sono cose che non possiamo rinunciare, però credo che ci sia alla radice di questo appunto un atteggiamento di fiducia e di ragionevolezza di cui abbiamo bisogno. Io adesso, Eccellenza, vorrei che mi confessasse una cosa, della verità è lei che di solito confessa gli altri, ma le chiedo di confessarmi se c'è qualcosa che cambierebbe di Milano e che cosa? Una cosa che lei da un po' di tempo dice, io questa cosa la cambierei, oppure no? No, questa non è una città perfetta, quindi tante cose sarebbero da cambiare. Ecco. Quello che mi sembra importante, forse sono soprattutto due cose. Ecco. Io cambierei quella immagine di un efficientismo, Sfrenato. diciamo, eccessivo, Sì. ecco, sfrenato, e quindi questo non perché vogliamo essere gente che non fa quel che deve fare o che trascura il proprio impegno, però ecco, mi piacerebbe che fosse anche una città della poesia, per esempio, una città della preghiera, una città della cultura non soltanto finalizzata all'utile, ma finalizzata alla maturazione delle persone. Cioè una gratuità che non è sperperare quel che c'è, ma godere di quello che sappiamo fare e riconoscerne la bellezza e la grandezza. Abbiamo parlato del convivere in città e del fatto che va progettato intorno alla famiglia, cioè una famiglia sana è ancora
uno dei pilastri della nostra società. E allora le chiedo un suo pensiero di stimolo e incoraggiamento per tutti noi abitanti, lo abbiamo detto, di questa complessa ma tutto sommato eccezionale città. Beh, io penso che abbiamo tanti aspetti che meritano di essere sottolineati e nei discorsi alla città io ho ricordato alcuni punti che mi sembrano importanti, cioè la coltivazione del buon vicinato, cioè quella del gesto minimo che tesse rapporti là dove uno vive, cioè che non si aspetta la riforma istituzionale per far funzionare meglio le cose. Quindi il buon vicinato, la capacità di comprendere e di dare risposte alle domande, no? Quindi questo essere capaci di pensare, questo che mi sembra che non è soltanto il buon senso, ma è proprio la cultura, ecco. Eccellenza, mi consento un'ultimissima innocente curiosità. Anna Maria Barcini, amica valentissima giornalista, di lei scrive: è saggio ed equilibrato, non fa sconti sulle cose che contano, sulle verità, sulle cose che contano, sulle verità della fede, sul rapporto con il Signore, ma comprende la vita non facile che vivono tante donne e uomini nella società di oggi. Brillante predicatore, scrittore di saggi, insieme profondi ed ironici, è un attento lettore della realtà. Si riconosce in questo breve ritratto? A contestare Anna Maria Braccini non conviene, ecco, quindi io non mi pronuncio, ma ringrazio di queste parole così generose. Oggi abbiamo avuto la gioia e l'onore di aver incontrato la guida spirituale della città, l'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini. Un incontro che rimarrà nel cuore di chi vi parla. Grazie. Grazie, grazie molte.